Il sorriso di Simone Corazza alla seconda doppietta in campionato. Non so se in carriera in un campionato hai già fatto due doppiette. No, credo di no. Quindi è una prima volta. Eh sì, ma anche come numero di gol stiamo insomma battendo il record, sì. Tra l'altro, se non erro, decimo gol, quarto nelle undicesimo gol. Ah, perché due giusto, undicesimo, mi ero fermato al primo. Quindi 5 nelle ultime 6. Sì. No, sono molto contento. Poi comunque anche nel secondo mi è stata servita una palla perfetta, quindi ringrazio Valerio, insomma. No, una bella partita. Abbiamo sofferto, però poi siamo passati in vantaggio e abbiamo saputo chiudere nel migliore dei modi. Simo, stai segnando tantissimo e stai facendo tutti i gol belli e molto difficili tecnicamente, per gesto, impattare al volo questi palloni che arrivano da fuori, inventarseli da fuori area, come quello anche a Cremona, insomma, li sto rivivendo un po' mentalmente. Invece quelli facili, quelli che magari quelli non Corazza farebbe, non Corazza non li fa. No, beh, ma oggi penso di aver sfruttato tutte le occasioni, sinceramente. Poi capita anche di sbagliare, perché comunque poi questo è il mio lavoro, è quello di segnare, cerco di impegnarmi al meglio e prendo tutto quello che viene. Ecco, la sostituzione ce l'aspettavamo un po' tutti, un po' per la standing ovation, un po' anche perché Felice manca il gol a sua azione dal 2015 e vede anche Corazza che ogni palla che tocca butta dentro, insomma, quindi avete anche fatto un po' il tifo affinché lui potesse segnare, perché no, il 4-0. Sì, beh, comunque è un gran giocatore, tanti gol, comunque li devo anche a lui perché è là davanti e soprattutto fa un gran lavoro anche per la squadra, quindi anche se non segna è comunque molto decisivo e importante per la squadra. Adesso guarda negli occhi la telecamera, perché ti aspetteranno vecchi amici, vecchi ricordi a Bolzano, Sudtirol, una finale per andare in Serie B. Quest'anno la maglia è un'altra, però ti conoscono bene. Sì, beh, ho passato un bell'anno anche lì, peccato per il finale, ma comunque una grande emozione, perché arrivare fino in fondo non è facile e ce l'abbiamo messa tutta, purtroppo abbiamo perso, però comunque rimane un bellissimo ricordo. Stai aspettando già qualche WhatsApp di qualche ex compagno di stare attento alle caviglie? No, beh, dai, no, non penso, dai. Sono in ottimi rapporti, li sento anche ogni tanto, quindi niente, sarà una bella partita. Com'è lì il clima a giocare a Bolzano? È un campo difficile, no? E come, che ti aspetti? Sì, è difficile, ma come dappertutto, anche oggi in casa non era facile, noi dobbiamo rimanere concentrati e continuare su questa strada, perché là davanti non si molla, quindi dobbiamo continuare così. L'ultimo pensiero, la sostituzione, tutti in piedi ad applaudirti. Novara è un pubblico che sta sempre vicino ai suoi giocatori, ai suoi colori, però spesso manca questa dimostrazione, invece verso di te è arrivata proprio questa dimostrazione d'affetto con questa standing ovation. Sì, molto contento, quando sono stato sostituito ho sentito proprio il calore del pubblico, quindi è stato molto bello, però oltre a me comunque bisogna ringraziare anche tutta la squadra che ha fatto un gran lavoro e insomma tutti nel collettivo abbiamo fatto bene, ecco.